La vita spirituale Kuna è fondata sul concetto della fertilità e della riproduzione, che generano abbondanza, concezione strettamente legata all'elemento femminile della natura. Pertanto è diretto esclusivamente alla donna in quanto portatrice di vita. Fin dalla nascita, la donna Kuna è al centro di un lungo susseguirsi di cerimonie e feste collettive. La prima cerimonia è quella effettuata subito dopo la nascita, che si traduce con la collocazione al naso dell'olo, il tipico anello d'oro, che la donna deve lucidare durante tutta la vita, perché così preserverà la sua anima dall'incontro nefasto con gli spiriti degli animali durante il viaggio nell'aldilà. Si truccano il viso accentuandone il colore con il rosso di un frutto tropicale, mentre una linea grossa e scura, ottenuta con il succo di un altro frutto, sottolinea il setto del naso. Il potere Kuna è femminile, vige il più stretto matriarcato. È la nascita di una femmina che viene festeggiata con riunioni e riti, mentre la nascita di un figlio maschio passa quasi inosservata. Solo le femmine devono sottoporsi al rito dell'iniziazione, attraverso il quale vengono accettate come donne della comunità. Sono loro, infatti, che conoscono ogni più piccolo pensiero degli uomini e si trasmettono di madre in figlia i riti segreti dai quali gli uomini sono rigorosamente esclusi. Arrivato il gran giorno, tutti indossano i costumi più belli e si stringono attorno al maestro di cerimonia, che esegue il canto divino. Il Nele è l'unico essere vivente che fin dalla nascita è predestinato a conoscere tutti i segreti della natura e dei mali che affliggono l'umanità, nonché dei metodi per curarli, ed individua con la sua chiaroveggenza i differenti spiriti che rapinano l'anima dei malati. Egli non è solo un guaritore, ma anche un sacerdote, un tramite fra uomo e divinità, tra il mondo e le radici dell'universo. È lo stregone, il profeta, il veggente. È colui che s'aggira vittorioso dove gli altri occhi non vedono che tenebra. Egli fa parte di quel mondo che gli stessi dei hanno ucciso e rigenerato. Guarisce, cura la sterilità, interrompe stati di coma, pone fine a devastanti crisi depressive perché possiede le chiavi d'accesso per le anime dei Kuna. Una volta individuato tale spirito maligno, egli ha il compito di recuperare l'anima rapita e di somministrare pozioni curative preparate con vegetali magici. Il medico mago, quindi, si rinchiude in una stanza e di fronte agli oggetti magici predisposti per il rito recita lunghe formule nella lingua sacra. Recita il Papikar, una specie di invettiva per ricordare agli spiriti malvagi che dovranno vedersela con l'ira del dio Baba se oseranno uccidere uno dei suoi protetti. Viene recitato nell'antica lingua Kuna, incomprensibile agli attuali indios, per cui è necessario che sia tradotto al malato e interpretato. Si narra che arrivarono all'isola di Ailitupu anche gli indomabili gesuiti e provarono a convertire i Kuna a un dio più castigato del loro dio Baba, ma fallirono miseramente. Anzi, qualcuno si costruì una capanna sulla spiaggia, si convertì alla ciccia, una bevanda alcolica fermentata ricavata dalla spremitura della canna da zucchero, e restò qui per sempre. L'interminabile solitudine dei Kuna ha bisogno di alimentarsi con la ciccia e la loro vita offre 100 pretesti per berla.
D'altronde il dio Baba desidera che le feste siano santificate sempre secondo lo stesso collaudatissimo rito. 4 giorni di ininterrotte bevute. L'importante è che non manchi la canna da zucchero. Le occasioni poi si trovano sempre. Strana gente, o forse giustamente gelosi della loro follia, dei loro riti, delle loro sbronze. Uomini piccoli e robusti, donne ancora più minuscole, con le caviglie serrate dentro splendidi calzari di perline. Sono le più incorruttibili vestali del passato, educate generazione dopo generazione a dipingersi il viso e cucire gli splendidi arazzi di 100 colori, identici nella perfetta geometria del disegno e nel paziente ricamo a quelli di 5 secoli fa. Qui non esiste la fretta. 5 secoli o 5 giorni hanno lo stesso peso. Passano le ore a chiacchierare fra loro, a scherzare o giocare, ma soprattutto a cucire e ricamare. Lo fanno dappertutto, in qualsiasi momento della giornata, come se quell'esercizio avesse un profondo significato religioso. E in effetti quello che esce dalle loro mani è per certi aspetti una sintesi simbolica della cultura Kuna. Le chiamano molas. Paradossalmente, sono proprio le molas a registrare gli unici segni visibili del fluire degli anni. A 4.000 piedi, sbucando da un nuvolone minaccioso, il Darien appare all'improvviso. Dopo aver fatto procurare il legno per costruire gli strumenti necessari, Flores Milo, che dirige la cerimonia, forgia personalmente il primo pennello. I lunghi preparativi sono appena terminati e le giovani donne aspettano pazientemente il proprio turno per essere dipinte. La consuetudine vuole che si inizi secondo l'età. Nel filmare queste immagini, la mia mente viene sopraffatta da 1000 pensieri. Credo che alla fine riusciranno a sopravvivere quelle culture che sapranno accogliere il nuovo, respingendo tutto ciò che implica tradimento del proprio stile di vita. Nella patria degli Embera, con il cadere degli alberi, svanirà nell'arco di una generazione una visione irripetibile del mondo. Almeno per ora, nonostante innumerevoli pressioni di ogni sorta, essi hanno trovato il modo di continuare ad esistere, anche se si sono visti negare per 500 anni i diritti più elementari. Ma il popolo panamense e i suoi burocrati sono del parere che bisogna civilizzare gli Embera e non sanno o non ricordano che essi sono già civilizzati, che hanno cioè una loro cultura. Ci si dimentica troppo facilmente che non sono in grado di resistere alle pressioni della nostra cultura senza che la loro venga distrutta e che in seguito non resterebbe loro che una soluzione: diventare un popolo errante, i nomadi della strada.